visitate il sito della Ciclimac di Bonatesopra Bergamo, tutto per gli appassionati di ciclismo. Ciao e buona visione da Gianni. Ciao ragazzi e bentrovati. Allora, oggi voglio farvi vedere il progetto QSN, Quad Spazzaneve. Allora, ho voluto costruire questo Quad Spazzaneve perché, visto che davanti a casa ho un piazzaletto abbastanza grande, tutte le volte che devo spalare mi faccio un mazzo tanto e quindi mi sono fatto questa pala spazzaneve appunto per necessità. Ok, andiamo a vedere di cosa si tratta e come è stato costruito e grazie a tutti e buona visione. Ciao! Ok, ho aggiunto due molle a trazione per, prima di tutto, per tenere la pala sempre bassa, e se ci sono dei sobbalzi comunque segue il terreno e torna sempre comunque al suo posto. Poi niente, ho aggiunto la leva appunto per alzarlo quando non mi serve o devo fare delle manovre,
adesso metterò un fermo anche sopra il volante qua per tenerlo bloccato nella posizione alzata, e poi torna alla sua posizione normale. Ok. Questo è il sistema di blocco per la pala alzata. Allora, ho inserito delle levette con una molla per tenere in posizione così queste, per tenere tirato verso il basso tutto il leveraggio. Questo è il movimento che dovremmo fare per tenere bloccata appunto la pala verso l'alto quando dovremmo fare delle manovre. Poi si schiaccerà, si tira un po', si schiaccia e si lascia andare. Ok, spero che il progetto vi sia piaciuto. Chiaramente per il test dovrò aspettare la neve. Quest'anno non credo sia una cosa abbastanza facile da vedere, perché visto che era stato detto che sarebbe nevicato a Natale e invece non si è visto un fiocco. Vabbè, comunque io sono pronto in caso di una nevicata, e quindi appena ci sarà faremo i test del quad spazzaneve. Grazie a tutti i ragazzi per la visione, mi raccomando, seguitemi sui social che trovate in descrizione e iscrivetevi per essere aggiornati sui prossimi progetti. Ciao a tutti e grazie. Buon anno. Ciao. Visitate il sito della Ciclimac di Bonatesopra Bergamo, tutto per gli appassionati di ciclismo. Ciao da Gianni e grazie per la visione. Ciao.